Ciao belli, siamo a San Giorgio su Legnano. Oggi è un video un po' particolare, sono stato invitato a un evento, un car and coffee, così si chiama, dalla carrozzeria Bottini, appunto qua di Legnago. E andiamo un po' a vedere che cosa c'è. Secondo me ci sono delle cose molto interessanti a giudicare dai rumori che forse già sentite di sottofondo, ma andiamo a vedere. Oh, direi che già dal cortile, insomma, la cosa che si vede qua in giro mi sembra abbastanza interessante. Vediamo un po' che cosa c'è, facciamo un giro insieme, così vi racconto un po' quello che vedo e poi insomma vediamo come si evolve. Partiamo subito col botto, questa è un MGB, come potete vedere molto preparata, sembra una macchina molto interessante, direi che è senz'altro una macchina che ha qualcosa da dire, è tutta modificata, dei cerchi, già anche le gomme, insomma gli interni, no? con il roll bar, insomma una macchina molto interessante. Andiamo avanti, vediamo cosa troviamo. Dal coupé al cabriolet, dall'Inghilterra all'Italia, e infatti qui accanto c'è una meravigliosa Giulietta del 1957. Giusto per non farci mancare niente, qui c'è una fantastica Giulietta Sprint speciale, cosiddetta SS, carrozzeria Bertone, insomma la macchina parla da sola, è di una bellezza, è qualcosa di impressionante, insomma la raffinatezza di questa macchina è parla da sé. Io direi che forse più che di una bella Alfa Romeo, qui si può quasi parlare di una scultura vera e propria. Nata praticamente sul finale degli anni 50 dall'estro del meraviglioso maestro Franco Scaglione. Tra l'altro notate, cioè, tra le prese d'aria, questo deflettore, insomma, è pura forma, è arte, cioè c'è poco da fare, insomma, adesso al di là del fatto che sono innamorato di questa macchina, è veramente qualcosa di straordinario, c'è poco da dire, bellissimo, semplicemente bellissimo. Questa è una Panda Sisley 4x4, una macchina molto semplice e, se vogliamo, insomma, è anche la prova che non è necessario spendere 20 milioni di dollari per avvicinarsi a questo mondo. Insomma, ci sono anche delle macchine piccole come queste che sono molto divertenti da guidare. Andiamo avanti, qui troviamo un Wrangler Sport, questo è un 4000, quello col motore giusto, insomma. E, insomma, è una macchina che parla da sola, eh? È una macchina, direi, degli anni 90, assolutamente. Mascherina cromata davanti, paraurti maggiorato, paracolpi laterali, insomma una Jeep TJ molto personalizzata. Si tratta di un Wrangler nella versione sport, che magari era quella un po' più da guerra, insomma quella un po' meno raffinata rispetto al Sahara, ma sicuramente una macchina molto divertente anche questa da guidare in tutte le condizioni. Questa tra l'altro è anche un po' modificata, insomma vedremo dopo, facciamo qualche dettaglio, vediamo che avanti ha una mascherina particolare di colore, insomma una macchina molto divertente. Insomma c'è un po' di tutto, classico, moderno, insomma qualche Panda 4x4, un po' di Porsche, adesso poi le vediamo con calma nel dettaglio. Insomma direi che soltanto quello che c'è fuori qua è già molto interessante, ma dentro continua e c'è ancora di meglio. Andiamo dentro, eccolo qua! Come andiamo, tutto bene? Saluto un attimo due persone e vi porto subito a fare un bel giro per la carrozzeria. Eccoci qua, cominciamo subito. Oh, allora, qui adesso, questo è l'angolino delle Porsche, sono una meglio dell'altra, abbiamo una 911S, questa è una Super 90, un 356, e di là c'è una Carrera RS. Ora ve le faccio vedere un po', questa è molto particolare, monogriglia evidentemente, guardate che meraviglia, questa è la versione forse un po' più bella, un po' più elegante, è monogriglia appunto, quella un po' più ricercata. Andiamo avanti di qualche anno e troviamo la 911 nella versione S, quella un po' più sportiva, macchina meravigliosa, targa originale, io ve le copro, però sappiate che una targa originale è qualcosa di non comune, tra l'altro, infatti targa oro Asia, voglio dire, una macchina eccezionale, guardate anche dentro i dettagli, il piede pull dei sedili, cioè insomma c'è da diventarci matti con queste cose. Io poi sono un po' di parte, ma vabbè, sapete che sono un po' appassionato del marchio. E poi qua ragazzi, solo cose forti, se no non c'è gusto. Una Rally Sport, no? Che è qualcosa di straordinario, una macchina meravigliosa. Guardate questo cosiddetto culetto di papera, questo sedile fatto un po' così, macchina straordinaria, c'è poco da dire. Ti lasciano anche un po' a bocca aperta.
questo è l'angolino della Porsche, insomma, che mi sembra un signor angolino, direi. Se questo è l'antipasto, figurate di cos'altro c'è. Oh. Qui avanti troviamo qualcosa di italiano, niente meno che una fantastica Alfa Romeo GT scalino, interno bicolore, o meglio bimateriale, no? Metà in stoffa, metà in pelle, macchina meravigliosa, perfetta, insomma. Questa è la versione Sprint GT, una macchina che devo dire, insomma, tenuta meglio che nuova, insomma, veramente spettacolare. Doppio cronometro all'interno, perché evidentemente chi è il proprietario di questa macchina la usa anche per correre. Andiamo avanti, troviamo altra Porsche che è fuori dall'angolino, ma insomma non è che ci offendiamo. Questa è una meraviglia, è una SC, cioè super carrera. Guardate che cosa, cioè sembra nuova, ragazzi, sembra una macchina nuova. Guardate come è fatta, come restaurata, come l'hanno riportata alle sue condizioni originali. Qualcosa di spettacolare, spettacolare. È veramente straordinaria, cioè io divento matto. Guardate, ma guarda che roba, cioè anche dentro è qualcosa di troppo bello, veramente troppo bello per limitarsi a descriverlo a parole. E poi anche qua, voi sapete che io c'ho un po' il fetish dei profumi, c'è un profumo di pelle, di carrozzeria, che è qualcosa di straordinario. La macchina è nuova, guardate anche davanti, è qualcosa di incredibile. Questa invece è una Lancia che stanno ancora restaurando, come potete vedere. La cosa è, insomma, si vede la qualità del lavoro, no? C'è poco da dire, meravigliosa. Qua avanti troviamo un'altra zona Alfa Romeo, questa è una Sprint, questa è una Giulietta, anche questa la stanno restaurando, la stanno riportando, come dire, in condizioni pari al nuovo anche in questo caso, un restauro meraviglioso, insomma la macchina è, anche lei è fantastica, insomma c'è poco da dire, io proprio impazzisco letteralmente, guarda che cosa, guarda come non è fatta, qualcosa di straordinario, guarda anche, cioè, i dettagli, la perfezione, è una meraviglia. Qua Bertone si è superato un'altra volta. Qui invece siamo un po' più avanti, siamo verso la fine degli anni 60, 68, nella fattispecie questa qua è una Osso di Seppia, è un duetto, macchina anche lei qualcosa di particolare. La cosa divertente di questa macchina è una piccola chicca sul cruscotto, no? Se guardate bene, c'è ancora una volta si usavano quelle calamite con su scritto papà vai piano. Sono quelle piccole sfumature, no? Che fanno della macchina una cosa, la rendono un po' unica. E anche un'altra curiosità, se guardate quella lì nella console centrale sotto al cambio, dove c'è il posacenere, quello sotto, che è quello bucato, ecco, quello lì è l'accendisigari. È particolare perché non è fatto come ce lo immaginiamo oggi, no? Cioè qualcosa che tu togli, accendi la tua sigaretta e lo rimetti lì. Funzionava al contrario, cioè tu lo premevi, lui si scaldava, lasciavi dentro la sigaretta e la tiravi fuori accesa. Cose strane, insomma, design italiano, macchina incredibile. Tutte queste piccole curiosità a me fanno un po' impazzire, sono quelle che di fatto ti rendono un po' uniche queste macchine. Ops! Qui invece si va nelle zone un po' più dei restauri, qui troviamo un Carrera Targa, e il Targa è una macchina per Porscisti un po' più ricercati. Questo è il 2.4, il 911T evidentemente, e lei si sta preparando per diventare, per tornare come nuova sostanzialmente, da quello che abbiamo visto, insomma. Qui invece troviamo un restauro ancora un po' più severo, no? Questa ha avuto bisogno di un po' più di affetto evidentemente, la macchina insomma non è in perfette condizioni e quindi la stanno riportando anche in questo caso come nuova. È anche un po' il bello, no? Perché la vedete qua che è tutta acconciata così, poi avete un'idea di come diventerà un po' più avanti, poi avete visto come arrivano quando sono finite. Io insomma queste sono le cose che mi piacciono, no? Vedere come posso dire, la manualità, vedere che cosa succede, come si evolvono le cose. Questo è forse il bello del restauro delle classiche. Andiamo avanti, vediamo anche nell'altra parte che cos'altro bolle in pentola. Altre Alfa qui, abbiamo Alfa da questa parte, una fantastica la Lancia Fulvia di qua, questa se non sbaglio è la 1003S,
qualcosa di un po' più nuovo, questo Range Rover, che però è particolare perché sapete che ho una predilezione per l'8 cilindri e lui non è da meno, evidentemente. Fantastico anche questo, questo quando è in moto fa venire giù i muri. E poi c'è anche di qua, anche questa, no? Vedi, questa è proprio, l'hanno preparata e adesso si preparano per la fase successiva. Viene fuori un altro gioiellino anche qua. È a dir poco meraviglioso. Io ogni volta che ho la possibilità di vedere le varie fasi torno un po' bambino, insomma divento matto, mi piace proprio tanto. Ecco, vedete anche questa 500ina, questa la stanno un po' preparando per farla un po' più pepata. E anche lei, insomma, pian pianino, porte controvento. Anche lei, insomma, no? Una macchinina molto interessante. E di qua, poi, per carità, c'è tutta la parte di carrozzeria. Vediamo anche una Porsche Volkswagen, che anche quella, insomma, se la stanno ben ben preparando. E insomma, ci sono delle cose molto carine da vedere. Poi su Instagram vi lascio tutte quante le foto con i dettagli, le etichette, insomma tutte queste cose. Quindi mi raccomando, vi lascio sotto in descrizione il link, andatelo a pescare perché sennò vi perdete qualche fotografia che... Foto eccezionali. Una più bella dell'altra, queste macchine, santo cielo. No, ma poi, cioè, venite a vedere. Guardate questo motore, guardate che bello che è. Carburatori, il motore, guarda che cosa... Cioè, io, boh... Ogni volta, ne posso vedere 100, ma io ogni volta che vedo un motore così divento matto, divento veramente matto, sono meraviglioso, è tutto meraviglioso. La perfezione, pensare che era tutta una cosa manuale, no? Non ha nulla a che vedere con le cose elettroniche che fanno oggi, e questo era, no? Si regolavano con l'orecchio, si regolavano con le sensazioni, una macchina che si guidava... si guida ancora oggi peraltro senza aiuti elettronici, senza queste stupidaggini, è qualcosa, è veramente un altro modo, no? Un altro modo di guidare, un altro modo di pensare, è una grandissima passione, insomma qualcosa di eccezionale. Insomma, mi spiace che mi dovete vedere mascherato, che sennò vedreste un sorriso che va da qua a qua, perché quando sono in mezzo alle auto poi così tante tutte insieme è qualcosa di straordinario. Visto che storia lì da Bottini, mamma che bello ragazzi, io sarei stato lì proprio le ore a guardare tutte le macchine, tutte le sfumature, ci divento matto, praticamente come un bambino in un negozio di giocattoli. Adesso mi sto spostando da lì per andare da un'altra parte e fare un'altra cosa ancora più incredibile, ma quella la vedrete poi in un prossimo video, quindi mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella se non vi perdete le notifiche. E che dire, vi lascio qui sotto in descrizione il link della carrozzeria, andate a buttarci un occhio perché ne vale la pena e noi ci vediamo in un prossimo video. E chi non si iscrive al canale è un sacripante.